Ma quanto è figo il wave skate park, soprattutto se poi si griglia tantissimo. E Pasquetta, che sono venuto a festeggiarla qui con tutto il team di Eldorado. Come si può dedurre dal mio taglio a forma di uovo, era Pasquetta. Eldorado mi aveva invitato a questo contest con tanto di grigliatona in questo luogo la cui storia è pazzesca. Il Wave Skate Park, o Skate Park dei sogni a questo punto, si trova a Palazzolo sull'Oglio ed era in realtà una piscina comunale ormai abbandonata. Una decina di anni fa gli skater locali proposero la riqualifica e dopo mesi, anzi anni di duro lavoro e sforzi, ogni piscina è stata convertita in uno skate park. Qui ci siamo noi e poi ci sono le persone serie, ma ci piace così, sketchy. Stiamo preparando la carne, ma volevo farvi fare il giro del park perché è veramente immenso e c'è di tutto per tutti. Per iniziare vi faccio vedere questa bowl, ma la vera parte figa è qua. È una bowl con dentro tutta la parte in street. Un po' SLS style, è molto circolare, ti permette di fare la tua line, chiuderla, tornare indietro. Cioè, ma quante cose ci sono! Troppa roba! Triple manifest, questo credo sia il mio ostacolo preferito. E qua dietro di me c'è anche una mini, molto carina anche per i più piccoli. Insomma, c'è veramente roba per ogni livello di skate, chiunque può sfruttarla, imparare a skateare, qualsiasi cosa. Tutto molto bello, ma io devo mangiare e il cibo sta grigliando, quindi... Com'è qua il cibo? Oh. Abbiamo girato le salsicce. Yeah! Quanto è buono! Sta per iniziare il contest di quelli un po' più grandicelli. Tra l'altro alcuni di loro skatano proprio per Eldorado. Sono curioso di vedere che mine tireranno. I wake up, flex, dumb down that, check, no drip, this, wet. Tell them run it all, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell them run it all. I wake up, flex, dumb down that, check, no drip, this, wet. Tell them run it all, no sleep, no rest. Stanno spaccando tutto. Ecco, lui è uno dei rider Eldorado, Thomas. 4, è incredibile. 3. Thomas, supportato da Kariuma. In questo canale è solo content di qualità. Sei già forte il riscaldamento. Ok, stanno facendo il contest per zona, quindi questo era il contest sull'edge e era in discesa, tra poco canadese. E back to back, due trick pesissimi, quella roba è altissima. Nessuna scusa, in mezzo ai più grandi e molto più forti, lui si è buttato. Grande, questo è lo spirito giusto. No drip this, tell him run it all. No sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell him run it all. I wake up, flex, thumb down that check. No drip this, tell him run it all. No sleep, no rest, might crash, might.
Questo trick lo vogliamo vedere tutti, siamo tutti ad aspettare Thomas che lo chiuda, ma purtroppo questo giorno la lotta tra lo skate e l'uomo ha vinto lo skate, o forse no. Thomas non molla un cazzo. Lì ci sono tutti i premi per i ragazzi che hanno gareggiato. E nonostante il contest sia finito qua, continuano a mandare trick enormi. Dai Thomas! Dai, dai, dai! Poi non bisogna chiedersi perché le persone siano così forti. Forti e basta, ci danno l'anima. Giacomo! No! Era tutto il giorno che Tommy skateava, non solo durante il contest, e dopo tutte quelle ore fare tutte quelle try l'aveva portato al limite. Non ne aveva più, anche se avrebbe voluto chiudere a tutti i costi quel trick. Nonostante ciò, il suo impegno l'ha ripagato. Ha vinto il contest. Se lo meritava già solo per l'impegno che ci ha messo a chiudere questo trick, anche se oggi la lotta tra l'uomo e lo skate per ora l'ha vinta lo skate, ma veramente ci ha dato giù secco. C'è un motivo se le persone diventano così forti e continuano a pushare nonostante si siano sfracellate al suolo 200 volte. L'ha vinto Tommy, gliela regalata. E invece let's go!